Vuoi vincere skin di pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin di pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo nuovo video dovete ben poter leggere il titolo. Andremo appunto a vedere come completare una delle nuovissime 8 schede punti aggiunte proprio la patch 14.10. Però prima di cominciare a vedere appunto nel dettaglio come completare questa scheda punti, vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e leggi con lo schino pass battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici e puoi vedere anche a loro come completare questa nuovissima scheda punti aggiunta con la scorsa patch 14.10. Quindi partiamo subito. Già sul canale un paio di giorni fa è uscito proprio un video dove andavo a spiegare e a mostrare tutte queste nuovissime 8 schede punti aggiunte con lo scorso aggiornamento. Appunto oggi andiamo proprio a soffermare su una scheda punti in particolare. La scheda punti che andremo a vedere si trova proprio di fianco quella di Tony Stark, esattamente alla sua sinistra. La scheda punti è proprio quella di Galactus, infatti si chiama proprio Galactus è affamato, e questa scheda punti ci chiede di distruggere un ingorgo di Galactus. Cosa sono questi ingorghi? Praticamente sono quei robot di Galactus e si possono trovare sparsi per la mappa e sono arrivati proprio con lo scorso aggiornamento. Infatti adesso andremo a vedere appunto come si distruggono questi ingorghi, dove li possiamo trovare, andiamo a vedere proprio la mappa completa di dove si possono trovare e molto altro. Per sbloccare e per completare questa scheda punti dovremmo prima eliminare un ingorgo, quindi molto semplice. Poi ne dovremmo eliminare ben 5, poi dovremmo eliminare ben 25, per concludere la scheda punti dovremmo eliminarne 100. Ovviamente ogni step faremo la scheda punti ci darà ben 15.000 punti esperienza. Quindi partiamo subito. Infatti potete ben vedere da questa immagine, questa è la mappa completa di dove trovare tutti questi ingorghi sparsi per la mappa. Infatti li possiamo trovare esattamente di fronte brughiere brumose, li possiamo trovare anche di fianco appunto pantano palpitante, li possiamo trovare anche appunto di fianco siepi d'agrifoglio, poi anche vicino borgo bislacco, vicino corso commercio, e per concludere li possiamo trovare anche la nuovissima zona aggiunta nello scorso aggiornamento, esattamente la zona della Stark Industries, esattamente appunto a nord. Ovviamente non è sicuro che spawnino, perché molte volte appunto non li troverete. Questi robot spawnano proprio quando appare il primo cerchio della safe, quindi dovete aspettare che appunto appaia il primo cerchio e finalmente appariranno per la mappa. Il metodo più facile per trovare questi robot è quello di lanciarvi dal bus e rimanere sospesi in aria, e dovete proprio aspettare che appare in cielo il fascio luminoso, e quel fascio luminoso va proprio a indicare che è appena spawnato in quella zona un nuovo ingorgo di Galactus. Cercate nella zona e state, troverete esattamente questo che vedete a schermo. Infatti questo è l'ingorgo, e appunto vi dovete prima procurare qualche arma per ucciderlo, e per spaccarlo più facilmente dovete sparare ai punti deboli, che sono esattamente quelli più accesi, quelli oro. Quindi sparate a questi punti deboli. Ovviamente una volta che avete sparato dovete evitare i danni che vi fa, perché farà abbastanza danni se vi colpisce, e appunto questo robot spawnerà altri piccoli robottini dove se li uccidete li potete interagire con loro, li potete prendere e li potete usare stesso come arma, sempre per distruggere l'ingorgo. Quindi davvero molto molto semplice. Ovviamente dopo che l'avete fatto vi si sbloccherà la scheda punti, poi lo dovete, come già detto prima, lo dovete fare poi altre 5 volte, poi altre 25, poi altre 100. Quindi questo è come completare questa nuovissima scheda punti aggiunta con la patch 14.10. spero di essere stato il più chiaro possibile. Se avete capito qualcosa scrivetelo qui sotto nei commenti. Se questo video vi è stato d'aiuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e lavoro lo skin pass battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici e mi fai vedere anche a loro come completare questa nuovissima scheda punti aggiunta con la patch 14.10. noi ci vediamo a un prossimo video, a una prossima live.